Sui siti puntuali anche tramite QR code per attività di valorizzazione dei beni culturali e promozione dell'offerta turistica in Campania. La firma è della consigliera Maria Muscarà, che prego di intervenire per illustrarla per non più di un minuto. Grazie. Presidente, grazie della parola. Buongiorno, Assessore. Quello di cui parliamo è una legge regionale, che ormai è legge già dal 2020, la quale nell'articolo 2, interventi in materia di attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, stabiliva che per valorizzare i siti UNESCO della Campania, la Regione istituiva, dopo l'approvazione di un mio emendamento, un fondo. Questo fondo era pari a 100.000 euro per ogni annualità per il triennio 21-23. Naturalmente lo scopo era quello proprio di dare ai turisti, che a volte vagano anche senza ordine e senza chiarezza nei siti UNESCO campani, penso al sito napoletano, che è il più grande d'Europa, senza avere neanche comprendere che sta passando a fianco a una costruzione medievale, o che lì dove sono avvicinati i tavolini del bar ci sono delle mura greche, o c'è una chiesa che sta cadendo a pezzi. Ecco, fare in modo che questi luoghi fossero facilmente leggibili con dei cartelli che avessero anche un QR code in più lingue e che potessero essere facilmente raggiungibili. Quindi la proposta era anche abbastanza interessante. Purtroppo da quella data, nonostante le mie interlocuzioni, che sono state molto faticose, non siamo riusciti a comprendere come mai non ci fosse l'attuazione di questa, che ormai è una legge. Quindi chiedo a che punto è questo iter, quali sono le tempistiche per l'attuazione della legge e quindi delle segnaletiche, e quali sono principalmente i criteri per dare l'accesso ai comuni o agli enti che sono gestori dei siti. Grazie. Grazie consigliera Muscarà, concedo la parola in luogo del Presidente della Giunta regionale all'Assessore Marchiello, che ha il diritto di risposta per 3 minuti. Grazie Presidente. In merito al quesito posto dalla consigliera, la Direzione Generale per la Cultura ha fornito i seguenti elementi. L'interrogazione a risposta immediata della consigliera Muscarà, proposta ai sensi dell'articolo 129 del regolamento interno del Consiglio, concerne apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti puntuali, anche tramite QR code, per attività di valorizzazione dei beni culturali e promozione dell'offerta turistica in Campania. Il fine dell'interrogazione è conoscere il stato di attuazione e tempistiche dell'attività di valorizzazione e di divulgazione e informazione dei siti iscritti nella lista rappresentativa del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO in Campania, prevista dall'articolo 10,2 bis della legge regionale 38 del 2017, introdotto dall'articolo 2, interventi in materia di attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, comma 1, legge regionale 5 del 2021, e quali sono i criteri e modalità di accesso ai contributi da parte degli enti di gestione dei siti. La disposizione in parola istituisce un fondo pari ad euro 100.000 per ciascuna annualità del triennio 21-22-23, a valere sulle risorse stanziate alla missione 5, programma 2, titolo 1 del bilancio di previsione 21-23, per valorizzare i siti UNESCO in Campania e potenziare le attività di divulgazione e informazione, inclusa l'apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti puntuali anche tramite QR code, e dispone che la struttura amministrativa competente della Giunta regionale determini, mediante avviso pubblico, criteri, modalità di accesso ai contributi da parte degli enti di gestione dei detti siti. A tale proposito, la Direzione Generale, in sede di istruttoria volta a dare attuazione alla disposizione, ha rilevato delle discrasie che non ne permettevano la puntuale e diretta attuazione. Segnala infatti che la norma stabilisce che i criteri e le modalità di accesso ai contributi destinati agli enti di gestione dei siti UNESCO della Campania siano determinati dalla struttura amministrativa competente della Giunta con avviso pubblico, mentre tali enti di gestione sono già stati individuati puntualmente dal segretariato della Convenzione UNESCO. Si tratta dei seguenti 6 enti di gestione: Comune di Napoli, il Servizio di Valorizzazione Città Storica per il sito Centro Storico,
il MIC Parco Archeologico di Pompei e Parco Archeologico di Ercolano per il sito Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, il MIC Reggia di Caserta per il sito Reggia di Caserta con Parco Acquedotto Mamitelliano e Complesso di San Leucio, l'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburno per il sito Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano con i siti archeologici di Pessum e Velia e la Certosa di Padula, la Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino per il sito Costiera Amalfitana e l'Associazione Italiana Langobardorum per il sito Longobardi in Italia, Luoghi del Potere, Chiesa di Santa Sofia a Benevento. Al contempo la Direzione Generale non evince con chiarezza dalla formulazione della norma indicazioni sui criteri di preferenza nel riparto del fondo, anche in considerazione dell'elevato numero di comuni che compongono i 6 siti UNESCO riconosciuti in Campania, in totale sono 73, di cui ad esempio 45 per il solo Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e degli Alburni con i siti archeologici di Pessum e Velia. Le difficoltà di applicazione della norma sono state rappresentate in occasione dell'esame in pregiunta della proposta di deliberazione del 2021, con particolare riferimento ai criteri richiesti dalla legge per la individuazione dei beneficiari enti di gestione, nonché al riparto del finanziamento. In assenza di più puntuali indicazioni sui criteri da adottare, la Direzione Generale ha proposto di suddividere il finanziamento in quote uguali tra i 6 enti di gestione per motivi di efficacia ed equità, assegnando a ciascun ente di gestione la somma di euro 16.666 per ogni annualità. Al contempo, per superare le difficoltà incontrate nell'applicazione della disposizione, la Direzione ha proposto modifiche normative alla richiamata legge regionale 38 del 2017 mediante la eliminazione del rinvio operato dalla norma all'avviso pubblico quale modalità di riparto del contributo ed ha pertanto proposto una nuova formulazione di massima all'articolo. In conclusione, sul bilancio gestionale 22-24, approvato con delibera di giunta numero 20 del 12 gennaio 2022, risultano appostate sul capitolo UO 4740, di competenza dell'ufficio 501291, denominato Fondo per le attività di divulgazione e informazione presso siti UNESCO, articolo 2, comma 1 della legge regionale 38 del 2020, risorse pari a 100.000 euro per anno 2022, la cui definitiva assegnazione agli enti beneficiari conseguirà al superamento delle difficoltà applicative incontrate dalla Direzione Generale nell'applicazione della norma. Quindi siamo in via di... Grazie Assessore Marchiello. La consigliera Muscarà intende replicare e le ricordo che ha 2 minuti a disposizione. Sì. Allora, la risposta della dirigente mi lascia veramente proprio nello sconforto, perché con lei ho avuto modo di incontrarmi più volte per tentare proprio di dipanare questa matassa e per comprendere come potessi collaborare affinché questa legge, che è legge, non si inceppasse ogni volta in tutta una serie di cavilli. Io so perfettamente che i siti della Campania sono 6, che c'è il Vallo di Diano, che c'è Pompei, ma è chiaro che poi al dirigente, agli uffici, sarebbe dovuto spettare anche il compito di verificare, ad esempio, se Pompei ne ha bisogno. Cioè, perché inserire Pompei o inserire il Vallo di Diano? Bisognava verificare che magari alcuni di questi siti sono già ben illustrati e che ci sono altri invece che hanno bisogno, o si poteva fare un progetto aspettando a invito, aspettando poi la partecipazione dei comuni o degli enti, cioè la suddivisione qui salomonica. Per dire, la cifra è poca, perché già mi fu detto la cifra è poca, ma la cifra non lo stabilì io. Io chiesi almeno di arrivare a 200.000 euro l'anno. Fu la Giunta che in un'organizzazione economica decise che non si potevano dare tanti soldi. Quindi la cifra abbiamo 300.000 euro, ma dire salomonicamente 16.000 a testa non significa proprio nulla. Cioè significa voler vanificare, perché tu non sai se quell'ente con quei 16.000 euro riesce a fare che cosa? Un cartello, due cartelli, o a coprire interamente, o faremo poi tutti i cartelli diversi. Anche dal punto di vista estetico è necessario dare unità, in modo particolare quando è un unico centro storico, faccio riferimento a quello di Napoli, che è più forte.
più denso di monumenti. Quindi la risposta della dottoressa, che spero di riuscire a incontrare, anche perché è anche difficile incontrarla, dico la verità, nonostante telefonate, appuntamenti e quant'altro, riesca a trovare un po' di tempo per comprendere come superare questa cosa, se superarla con una norma, se chiedere alla giunta di modificare questa cosa. Di fatto la soluzione, 16.000 euro a ente, mi sembra veramente voler vanificare un progetto, o perlomeno realizzarlo non nelle modalità che erano nella intenzione. Su questa cosa naturalmente dovremmo soltanto risentirci. Spero che lei riesca ad avere un colloquio più franco e più diretto, tale da poter portare a casa il risultato che era negli intenti miei, ma anche del Consiglio tutto, che approvò. Grazie.